ci siamo, ben ritrovati, Montalbano Ionico che ci ospita, il Metaponto, la Basilicata ancora una volta protagonista. Ritorniamo, anzi non ci siamo per niente spostati dal Supermare Cross, lasciamo le spiagge, entriamo nell'entroterra della Basilicata, il Metaponto, come detto, il protagonista con i suoi splendidi scenari, un paesaggio ancora selvaggio. Qui con me è un lucano doc, Ivan Di Bello, anche oggi l'ho voluto qui, come non si è spostato di tanto neanche lui, vicino a casa. Ben ritrovato, Ivan. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, abbiamo visto degli scorci e continuiamo a vederli in lontananza della tua splendida regione, ma siamo qui per la prima volta, il campionato italiano scende nella Basilicata e siamo già con gli highlight di gara 1 per quel che riguarda la classe, la MX2, la cilindrata minore, un bot in partenza, nessun problema, vi tranquillizziamo subito, c'era un pilota caduto e una piccola botta alla mano, le moto erano rimaste incastrate, ma è una pista veloce, scavata perché è stata abbondantemente irrigata, è stato fresato, e vediamo la lotta tra quelli che poi saranno i protagonisti. 100-728 per Ivo Monticelli, che è sceso qua anche lui per affinare l'allenamento in vista del prossimo round mondiale, poi 747 per Michele Cervellini. È stata una gara combattuta con il colpo di scena che ha visto la caduta di Ivo Monticelli, poi ha cercato di recuperare, ma davanti poi se n'era andato Michele Cervellin, che è ritornato ad essere protagonista indiscusso. Lo era stato già Faenza, ma poi con qualche sfortuna qui questa prima manche non se l'è lasciato sfuggire. Una pista, dicevo, veloce, tecnica, impegnativa per i canali, non è molto selettiva, ma si sta segnando. Sì, 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 giustamente, durante la nottata hanno rifresato e ha bagnato abbondantemente tutto il tracciato, e questo si è letteralmente consumato dopo tutti i passaggi dei piloti, e sta diventando anche abbastanza tecnico. Esatto, e abbiamo visto intanto inquadrato per un attimo il numero 211 Nicolas Lapucci, oggi veramente in forma, una seconda posizione per il giovanissimo toscano, poco più che sedicenne, con la Husqvarna del Ricci Racing, seguito da Max Bartolini, un tecnico che lo segue in questa stagione e che evidentemente sta lavorando bene. La terza posizione per Simone Furlotti, il pilota parmense, anche oggi in bella evidenza. Ma passiamo subito alla classe maggiore, la classe MX1, e qui ci sono stati all'inizio degli outsider di lusso, perché uno è un ex campione, anzi il campione italiano in carica della Over 21, che si è messo in evidenza, Alessandro Cavandoli poi lo vedremo, ma c'è un Samuel Zeni che ha spinto forte subito all'inizio. Samuel stava dominando la gara con Lupino alle sue spalle, che invece era partito in terza posizione, ha dormito un po' troppo, un piccolo errore, ha cercato di rimontare, ma davanti l'errore più clamoroso e più pesante lo ha fatto Samuel Zeni, che vediamo ancora in pista davanti proprio al numero 120 che è Alessandro Cavandoli, è davanti al 77. Poi Ale Lupino è riuscito a mettere dietro il pilota, ed ecco un primo impiccio, chiamiamolo così, si è letteralmente impantanato nel fango, un primo errore e lì anche una botta al ginocchio, tant'è che poi si è dovuto ritirare. Sì, sì, grandissima partenza di Samuel, grandissimi primi giri, allungato in testa, in solitaria, a seguire un ottimo Cavandoli, e il Lupino ha cominciato a rimontare, poi purtroppo per Zeni qualche errore di troppo. Esatto, e ha pagato pegno. Chi invece continua nella sua marcia è precisa, si è rimesso in evidenza, è stato sornione come nel suo stile di guida, ma ha conquistato un'altra grande seconda posizione, il campione in carica. Intanto vedete la botta al ginocchio per Samuel Zeni, dicevo di Christian Beggi secondo, ma siamo già con Enzo Tempestini in pit lane. Vai Enzo, e benvenuto anche a te, ben ritrovato. Buongiorno Giancarlo, buongiorno a tutti, siamo in griglia di partenza, i piloti della seconda mancia MX1 si stanno per schierare e fra poco i 40 cancelli si abbasseranno per questa seconda mancia e poi anche la classifica per la supercampione. Ti ripasso la linea e buon divertimento a tutti. Grazie, grazie Enzo, ma noi allora siamo pronti per andare a vedere quello che accadrà tra poco, i tempi
gli schieramenti di partenza per le gare con la bagarre che sicuramente si animerà. 25 minuti più due giri come da programma di gara, naturalmente, per una prima manche che ha visto appunto la vittoria di Lupino, il secondo posto di Beggi. Attenzione a Mateusz Hirt, il pilota sloveno che quest'anno tra l'altro può conquistare il titolo italiano. È cambiata la regola, anche i piloti non italiani possono conquistare il titolo per le norme europee che lo consentono. Di conseguenza attenzione a Mateusz, perché è tra i grandi protagonisti del campionato, così come Alessandro Cavandoli. E attenzione anche a Marco Maddi, che non è solo un protagonista nella classe 300, ma lo è anche nella complessità della gara, con il quinto posto davanti ad Andrea Cervellin, Pierfilippo Bertuzzo, Bertuccelli, che dopo l'ottima prestazione di ieri è riuscito a conquistare un ottavo posto, e poi Manuel Becconcini, anche lui con una moto da 300 in nona posizione, ed il leader della classifica over 21, David Ciucci, in decima posizione. E pronti però per seguire, intanto inquadrato il 423 Alessandro Albertoni, anche lui costretto al ritiro in gara 1, un ritiro pesante che non gli ha portato alcun punteggio. Ma attenzione anche al numero 3, Davide De Bortoli, e lui era lui il leader del campionato, poi oggi corre molto acciaccato Davide, la tabella rossa la vuol mantenere, non sarà facile, conteggi alla mano e io non sono bravissimo in matematica, dovrebbe essere stato superato da Alessandro Lupino, ma lui ci sta. Cioè è in pista, ha una spalla veramente malmessa, ma non vuol lasciare nulla agli altri. È sceso in pista e nonostante tutto è riuscito comunque ad ottenere un buon risultato, buono considerando che lottava per la vittoria, un tredicesimo posto che gli va stretto, ma 72 punti che possono essere molto importanti da qui al resto del campionato, visto che si aggiungono anche i punti della supercampione. Il suo team manager Max Maxignani, con cui ho parlato, mi ha detto appunto che sta stringendo i denti, il suo obiettivo era finire nei 10, ma penso che anche un tredicesimo posto possa essere utile per il proseguo del campionato. Intanto vediamo quello che sarà lo schieramento dei piloti dietro al cancello di partenza con i 40 migliori piloti del campionato italiano, classe MX1, la 450, ed inizia il countdown, la bandiera verde, il cartello dei 15 secondi, pronti per l'ultimo segnale, sta per iniziare gara 2, campionato italiano motocross classe MX1, da Montalbano Ionico con la Federazione Motociclistica Italiana, FX Action, protagonisti e pronti per seguire 25 minuti di gara, sicuramente combattuti e pesanti per i piloti, anche per il caldo. L'all shot per il numero 721 Ale Poggi, mi sembra Poggi che sia scattato al comando, il piemontese che ha preso il comando, e poi Mucchio che vede anche il leader della over 21 a terra, vale a dire Lolli, di conseguenza tutto da rifare per i piloti che sono caduti in partenza. Mentre attenzione, il numero 3 De Bortoli è secondo, già ha avuto la meglio sul numero 14 Zeni, e poi il 268 Hirt, Lupino è lì con il gruppo dei primi, quindi fortunatamente per loro e per noi, per lo spettacolo, i migliori sono tutti lì davanti. Sì, grande partenza, anche tutti i migliori, tutti lì davanti, De Bortoli, Zeni, sarà sicuramente un grande spettacolo. E Beggi è poco dietro, intanto sta cercando la fuga. Oh, il rischio per il 721, la Honda del team Merio Moto con Portavariolo, il suo affidabile tecnico, che sicuramente starà trepidando per questo giovanissimo, non ancora diciottenne, il numero 721, che ha azzeccato la partenza e si sta tenendo dietro un Davide De Bortoli che con il tredicesimo posto di gara 1, che gli va strettissimo, vuol recuperare qualche punto. Zeni è lì, dietro c'è Lupino, abbiamo riconosciuto la maglia, e poi appena dietro c'è anche Hirt, ma vedete la pista è molto scavata, sta diventando sempre più difficile ed è giusto che sia così. Sì, esatto, una gara di campionato italiano ha bisogno di queste tipologie di terreno. Attacco di Zeni, Zeni, sì, ci ha provato un incrocio di traiettorie
che però non ha portato bene per il momento in questo primo attacco naturalmente a Samuel Zeni, e c'è De Bortoli che sta cercando di sfruttare le energie che ha incamerate, perché si è potuto allenare poco, di conseguenza il suo passa il comando, l'abbiamo intravisto, esatto, la ruota, le ruote della numero 3, la Honda del Massignani Racing, sono là davanti con Poggi, con Zeni e poi Lupino, la quarta posizione, Matteus Hirt quinto, Bertuccelli bene per il pilota che non è di casa perché è siciliano, ma questa volta ha una trasferta leggermente più breve delle altre. Bertuccelli lì in sesta posizione davanti a Maddia, Beggi, a Ciucci e Roman, quindi direi che ad eccezione di Andrea Cervellin che ha transitato sedicesimo, i migliori sono tutti lì davanti pronti a continuare a darsi battaglia. Intanto già si sono allungati, però attenzione perché anche in gara 1 abbiamo visto che poi sono riusciti a recuperare, finite le schermaglie iniziali, nel frattempo anche Zeni e Lupino sono passati, quindi nuovamente Enzo dalla pit lane. Sì, segnalazione veloce perché Pippo Bertuzzo dopo il contatto in partenza si è dovuto fermare, lo vedremo sicuramente passare attardato, una sistemata al manubrio, forcelle svirgolate, ma di nuovo in pista. Grazie Enzo, allora interessante anche perché Pippo è l'eterno secondo, oggi purtroppo per lui è ancora peggio la situazione dal punto di vista della classifica, e sarà interessante a questo punto vedere come riuscirà a resistere Davide. L'attacco intanto di Lupino all'interno, si è lasciato sorprendere il numero 14 Samuel Zeni ed il poliziotto di Viterbo, quest'anno per la prima volta veste la maglia delle Fiamme Oro, si porta in seconda posizione. Per lui è un continuo allenamento, un continuo crescere, la nuova moto, il nuovo team e soprattutto gli infortuni che lo hanno limitato ad inizio di stagione, ma già si sta riprendendo. A Faenza lo è stato tra i migliori, lo è stato il migliore italiano domenica scorsa al Valkersvard per il mondiale nella classe MXGP, dove è sempre andato a punti, quindi si sta lentamente ritrovando. Ale Lupino. Sì, grande Ale, sta facendo un bel ritorno, ha fatto anche oggi un grande allenamento, ho fatto una grande bella prima manche, ho fatto una bella rimonda dal fondo del gruppo e poi è volato in solitario, come al solito dimostra la sua grande tecnica, insomma, sì, la sua grande esperienza a livello mondiale. D'altronde lo abbiamo detto in precedenza, la partecipazione continua al mondiale, quel secondo, due secondi in più te lo dà, c'è poco da fare. Soprattutto in condizioni di pista come quella di oggi, la differenza è abissale. Esatto, con tutto il bene che vogliamo e la bravura che hanno gli altri piloti, la partecipazione al mondiale dà qualcosa in più, non è riuscito a metterla in morsa Ivo Monticelli, ma siamo nuovamente con Enzo dalla pit lane. Sì, Max Mazzignani, abbiamo visto che incita Davide De Bortoli, cosa è successo Davide in prima manche? In prima manche era partito bene, era partito quinto, è caduto, ha rimandato fino alla 13ª posizione. Siamo contenti lo stesso perché è uscita la spalla 10 giorni fa ai mondiali di Arco e oggi sta provando e per adesso sta andando bene. Scusa Enzo, ma c'è stato intanto mentre intervistavi Max, c'è stato proprio l'attacco, ma era lecito e facile aspettarselo, l'attacco di Lupino in fase di ripresa dai suoi acciacchi, invece chi ancora sta soffrendo per l'acciacco alla spalla è proprio Davide, che comunque è bravo, è lì in seconda posizione, ha subito l'attacco di Ale che ora sta cercando di fuggire e sarà interessante poi vedere quello che riuscirà a fare il nostro Davide De Bortoli, numero 3, la tabella rossa che si sta scolorendo lentamente sull'anteriore della sua Honda. La Honda Asso Motor invece è quella guidata da Ale Lupino, mentre Samuel Zeni viene dato sempre in terza posizione davanti a Dirt. Poggi sta calando, il giovane della Under 21 Luca Poggi, scusate prima l'ho chiamato Alessandro, chiedo perdono a lui e ai suoi amici. Luca Poggi in quinta posizione davanti a Beggi, che però per il momento non sembra riuscire a recuperare. Andiamo a vedere i tempi, no, i tempi ci sono, 1.57, però Lupino ha stabilito a questo passaggio il giro record con 1.54.81, il più veloce prestazione da parte di Ale Lupino nel corso. Intanto 55 per Irte, attenzione perché ha girato a 57 invece Davide De Bortoli, di conseguenza
tra poco prevediamo che lo sloveno sarà pronto per l'attacco. Sì, lo sloveno è alla caccia di Davide. Davide sicuramente effettuerà una manche intelligente, viste anche le sue precarie condizioni fisiche. L'importante sarà quello di portare a casa punti importanti per il campionato. Bene anche Beggi, che sicuramente cercherà di recuperare, sì, qualche cosa. E mi sembra che sia già davanti a Poggi, quindi è una quinta posizione, vuol far meglio, ma ormai penso che la lotta per il vertice gli sia preclusa, anche se ci sono ancora 17 minuti e mezzo più due giri, e per cui sicuramente mai dar per scontato nulla nel motocross, come in tantissime altre gare a motore o in condizioni di sport difficili, impegnati così, perché fino alla fine, fino alla bandiera a scacchi, tutto può succedere. Non lo auguriamo a chi è in lotta in questo momento, ma in lotta si sta accendendo la lotta appunto tra il numero 3 ed il numero 289, Mateusz Hirt. Intanto intervento ancora per Pier Filippo Bertuzzo, riconosciuto il suo tecnico Renzo e il compagno di lavori all'interno dell'Italian Factory Beppe, che stanno lavorando per cercare di risolvere i problemi alla moto di Pier Filippo, ma ormai anche per Pippo quello che poteva fare è solo recuperare qualche punto in fondo alla classifica. Esatto, sì, peccato per Pippo, sì, un weekend storto. Partito, sì, non benissimo venerdì, oggi non sta andando meglio. Sicuramente si rifarà, esatto, alla prossima Città di Castello. Glielo auguriamo naturalmente, ma poi c'è anche la supercampione, perché lui cercherà di arrivare in fondo per guadagnare uno dei 20 posti, non dovrebbe aver problemi, ma questo semi-stop in gara 2 potrebbe pesare al pilota di Caorle, mentre sta riprendendo vigore l'azione di De Bortoli, che gira leggermente nei tempi, non leggermente più veloce, ma nei tempi di Hirt, quindi lo tiene a debita distanza con Zeni, che rimane quarto, Bertuccelli. Attenzione, perché ecco, dal monitor dei tempi, che fortunatamente ci aiuta, possiamo notare come Beggi abbia avuto un problema ed è retrocesso in ottava posizione. Infatti ha girato a 2.06, un'escursione probabile per il pilota con il numero 55 dell'RZ Baraccani, Robert Baraccani Racing, per cui ora vedremo. Tutto si complica ancora per Christian, che dovrà rimontare, poi lo vedremo nel proseguo quello che riuscirà a fare, mentre mi smentisce subito Mateusz Hirt, che torna ad avvicinare il numero 3, che sta cercando una, intanto all'esterno, via, non c'è stato scampo, una piccola indecisione, ma Davide sa che non può forzare più di tanto la mano, la spalla nella fattispecie, si guarda dietro conscio che quello che sta facendo è già tanto rispetto alle sue condizioni. Vista la partenza, insomma, già un terzo posto va più che bene. Sì, anche perché alle sue spalle per il momento c'è Samuel Zeni, che ancora probabilmente risentirà della botta nella gara precedente. C'è l'inquadrato Enzo, pronto a sentire il tecnico di Lupino. Sì, siamo con Diego Valdini, appena segnalato il tempo sul giro a Lupino. Abbiamo impostato una gara particolare, come di coordinate? Diciamo che stiamo facendo un buon allenamento per in previsione del mondiale, e quindi cerchiamo di tenere un passo il più possibile fino alla fine sempre uguale, e cercare di arrivare alla fine non cambiando tanto il divario tra secondi al giro, diciamo. Però si sta impegnando molto e sono contento. Bene, così a voi. Sì, intanto, perché con Ivan ci facevamo dei gesti, il monitor ci dice che Beggi è tornato già in sesta posizione. Grande Christian, passano gli anni al pilota reggiano, ma non molla mai. Aveva perso 2-3 posizioni e già sesto, ha messo dietro nuovamente sia Poggi che Maddi, e quindi è pronto per continuare la sua rincorsa alle posizioni di vertice, mentre il vantaggio a questo punto di Davide De Bortoli nei confronti di Samuel Zeni si è leggermente amplificato. Siamo sui 5 secondi di ritardo per Zeni nei confronti di Davide De Bortoli, che ha ancora però 13 minuti di sofferenza con i suoi problemi alla spalla,
e ci auguriamo che il giovane pilota veneto riesca a stringere ancora di più i denti. La pista, vedete, in staccata soprattutto sollecita molto le braccia, è normale che sia così nel motocross. Di sospensioni, qui una terratura particolare ci sta perché il terreno è molto particolare, fresatissimo, che alterna tratti morbidi a tratti più compatti. Sì, qui il setting delle sospensioni è fondamentale, passiamo da tratti appena fresati, abbastanza lisci, a tratti più asciutti però molto segnati, con canali e buche all'interno stesso dei canali. Un giusto setting può fare la differenza. Può fare la differenza, ma anche e soprattutto la mappatura della centralina, ormai si può lavorare con mille soluzioni, un'irrigazione che deve essere naturalmente morbida perché le molto condizioni più regolare, sono... Esatto, sicuramente, soprattutto sulle cilindrate più grandi, avere anche un motore che ti possa aiutare, più morbido, può essere molto di aiuto. Molto di aiuto sicuramente, sembra che stia aiutando un bravo Davide, perché sta tenendo il ritmo di Mateusz Hirt, il pilota del team Cortenuova con la Yamaha numero 289, e sembrava che Davide lo volesse lasciare andare, invece gli tiene la ruota, perché chissà, che ci sono 12 minuti, se riesce a reggere la botta Davide potrà tentare di attaccare nuovamente per riconquistare qualche punto in più, e sono tanti i punti che si conquistano per un secondo posto: 250 il vincitore, 210 il secondo e 170 il terzo posto, quindi c'è un bello scarto di 40 punti che possono e come servire. Intanto dietro andiamo a vedere Beggi con il monitor dei tempi, 55, attenzione perché la carica è sempre quella da gran pilota che ha Christian Beggi, è sesto ma sta raggiungendo ormai chi lo precede, per cui tra poco probabilmente riuscirà a guadagnare un'altra posizione, ma intanto l'inquadrato De Bortoli continua la sua gara con Mateusz Hirt, con Zeni che rimane ancora più lontano, perde ancora metri, Samuel sta stringendo i denti anche lui, evidentemente il ginocchio, ho sentito Daniele Scoccia nell'intervallo, il suo preparatore che era un po' arrabbiato, dice era in testa, aveva un gran vantaggio, ha continuato a forzare non stupidamente, perché quello che fanno non è mai stupido assolutamente, però ha detto poteva un attimo riflettere di più, si è giocato la prima manche, si è giocato 250 punti che aveva in tasca, quindi era un po' nervoso l'allenatore dello Scoccia Racing per la tenuta di gara del suo Samuel, che si sta in parte rifacendo con questa quarta posizione che riesce a mantenere in questa gara 2, quindi sai, non è mai facile trovare il giusto compromesso quando sei in testa da solo, vorresti fare di più. Intanto scusa perché c'è Enzo nuovamente dalla pit lane. Sì, pit lane con Robert Barraccani, ex pilota, chi meglio di te può dare le segnalazioni. Siamo quasi a metà manche, cosa hai segnato a Christian Beggi che lo segue? Ma guarda, intanto gli ho segnato la posizione, sesto posto. Per me ha sbagliato la partenza, ha scelto un cancelletto un po' azzardato, è partito intorno alla decima posizione, poi era già quarto e poi è anche scivolato. Adesso sta recuperando, lui ha una grande esperienza, la manche è lunga, speriamo che riesca a finire sul podio. Bene, a te Giancarlo. Eh sì Enzo, digli di cambiare perché è già quarto, dovrà aggiornare naturalmente la segnalazione sulla lavagna Robert, perché se ne è bevuti due in un giro solamente, ha avuto la meglio sia su Bertuccelli che su Zeni. Abbiamo intravisto il casco giallo flow di Bertuccelli e c'è lì davanti Davide Bevedeporto, e attenzione perché si sta per accendere un bel confronto. Christian Beggi va all'attacco di Davide De Bortoli, che ora inizia a sentire il caldo, la stanchezza, il dolore alla spalla probabilmente. Davide ha cominciato a perdere metri, ha perso metri da Hirt e ora è stato risucchiato anche dal gruppo di Zeni, Bertuccelli e Beggi. Sì, Beggi sì, impressionante, sì. Sempre quasi come il vino. Sì. Più vecchiando il vino migliore. Rosso, il vino rosso naturalmente, perché... Andiamo a vedere dove andrà l'attacco, ormai è lì e sta sentendo sempre più vicino lo scarico, il doppio scarico della CRF 450 via la lenta strappo per il numero 3 Davide De Bortoli. La sua resistenza mi sembra che stia per essere fiaccata dal numero 55, che è pronto per andare all'attacco. Qui non c'è lo spazio per l'attacco perché vanno tutti veloci ora nel resto del tracciato, dove ci sono altre traiettorie più veloci da percorrere. Sicuramente Christian cercherà
di guadagnare la terza posizione e cercare poi di andare all'attacco di Matteo Zirt, che è alle spalle, 6 secondi alle spalle di Lupino, e però un bel gap, forse non sarà facile, anzi no, forse non sarà facile probabilmente recuperarlo. Però 8 minuti, Beggi ci ha già in tantissime altre occasioni fatto vedere quello di cui è capace. Si sta provando ora, ritrova smalto e vigore e spinta l'azione di Davide De Bortoli, che impenna la sua onda per affrontare meglio le wave in discesa. Sì, impenna l'anteriore in maniera tale da far galleggiare meglio la buca, la moto sulle quelle buche prima del salto in discesa. Scusa, ecco qui invece non ce l'ha fatta. La traiettoria interna più veloce, ma la risposta, bella la risposta di Davide, che si è accorto di averne ancora, sembra fare un po' innervosire questa azione, fa innervosire il numero 55 Christian Beggi, determinato, si butta dentro il canale, lo allarga un po', ci sta, la mossa è stata dura ma corretta da parte di Christian Beggi, che ne ha di più e visto dietro qualcosa, è una bandiera gialla che è un contatto tra De Bortoli e Christian Beggi, ci sono toccati, attenzione, se non vado errato, sì, si sono toccati in uscita dalla curva e ora tutti e due pagano pegno, rimangono incastrati nel fango, riparte, peccato per Davide, peccatissimo per Beggi, ma c'è stata, la prima azione era corretta, poi invece evidentemente ha forzato nuovamente De Bortoli, incrocio di traiettorie, boom, a terra, tutti e due, peccato per... Allora andiamo a vedere, mi sa che è caduto, sì è caduto, allora niente, è caduto e l'incolpevole De Bortoli non poteva evitarlo, errore da ci sta, qui quando si osa ci sta l'errore, si era un po' innervosito ed ora è dietro nuovamente in nona posizione, anzi nona posizione per Beggi, perché ora gli viene regalata la piazza da Luca Poggi che... va a terra, nessun problema se non quello di rialzare la moto, cambia tutto. Christian Beggi sta facendo un po' quello che era capitato a Lupino in gara 2 a Faenza, guadagna e perde posizioni, ma ci sta, la pista è segno che è complicata, l'irrigazione, e qui ha rischiato perché sta per essere coinvolto nuovamente in una caduta, l'irrigazione ha reso più complicata la pista e gli errori ci sono, e intanto ancora Enzo, vai. Non c'è più, allora torniamo in diretta noi, qualche piccolo problema ma nessun... noi continuiamo la nostra cronaca, inquadrato mi sembrava per un attimo, no, eccolo qua, sì, il numero 3 Davide De Bortoli che è retrocesso in settima posizione alle spalle di David Ciucci, che era lui l'inquadrato appunto che precede il numero 3, numero 99 per il pilota umbro dell'RSR Racing, che si sta dividendo tra enduro e motocross, e anche nel motocross continua, pensa a questo punto, a guidare sì la classifica dell'Over 21 tra un nugolo di elite, Lupino al comando, Hirt, Zeni, Bertuccelli, Maddi quinto, bravo Marco Maddi con la sua KTM 300, ma bravo Gio Bertuccelli che si era visto forse un po' spacciato, poi si sono rimescolate le carte, intanto l'inquadratura meritata, ce l'eravamo dimenticati, ma giustamente Luca Noce va a tributare il giusto merito al leader della gara, il numero 77 Ale Lupino, ha fatto il vuoto alle sue spalle Matteo Zirte a 19 secondi, e un Matteo Zirte che però ha combinato qualcosa perché ha girato a 2.08, quindi attenzione, 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 perché Zeni se vuole può recuperare quel poco spazio che ha, e intanto la pit lane, Bertuccelli è quarto, il replay della fase di partenza come sempre spettacolare, 40 moto con quanti cavalli? 450, 65, sì. 66, che tutti insieme vanno ad affrontare un imbuto, è sempre spettacolare, caotica, e anche questa volta purtroppo qualcuno le paga le conseguenze. Vai Enzo. Daniele Pardi segue Giovanni Bertuccelli, una grande soddisfazione venerdì, anche oggi mi sembra che Giovanni ti sta ripagando. Sì, venerdì una grandissima gara, sapevamo che fare due gare di questo livello in 3 giorni era dura, e stiamo un attimo gestendo un attimo anche le forze per vista pure da supercampione. Nella prima manche eravamo velocissimi ma troppi errori, adesso stiamo andando un attimo anche più con calma e cercare un attimo di centellinare le forze e fare il meglio possibile.
poi ce la giocheremo alla Supercampione, dove c'è lo scontro con anche la Supercampione del Supermotocross, e lì bisogna fare il massimo possibile. Benissimo, grazie Daniele Terriccio. Allora sì, giusto per fare chiarezza, venerdì noi eravamo in diretta, si è svolta la gara della Supercampione, per chi non ne fosse al corrente, scusate, del Supermotocross, per chi non l'avesse seguita, non era al corrente, Bertuccelli aveva vinto, e da qui l'ottimo weekend iniziato venerdì scorso per il pilota siciliano di Messina. E invece è di Viterbo il numero 77, il team Carpigiano, che lo ha preso in carico quest'anno per l'Asso Motor Honda, mentre l'inquadratura ora per il numero 619, che è in ritardo, ma dietro c'è il 99, David Ciucci, pilota... il 39, Cencioni, grazie Ivan Di Bello, mi ha salvato, è più attento di me. Era un 9, io l'ho scambiato subito per un doppio 9. Il 39 Cencioni, pilota della classe 300, anche lui impegnato nel campionato europeo di questa cilindrata, in concomitanza Michele Cencioni, in concomitanza con le gare del mondiale. E torniamo invece a seguire il pilota di cui parlavo, il 77 Ale Lupino, Honda Asso Motor per lui, quest'anno ha iniziato un po' tardi, ma sta riprendendosi bene, e come detto il mondiale, quel secondo e mezzo in meno al giro, anche due te li dà, e lui li ha messi in mostra e li ha capitalizzati con Hirt, che rimane lontanissimo, 21 secondi, Samuel Zeni a 34, poi Bertuccelli, Maddi, De Bortoli, Ciucci, Beggi, che è già ottavo. Attenzione, non lo abbiamo inquadrato, ma per cronaca lo dobbiamo dire, Andrea Cervellin, campione con il numero 141, un po' sfortunato ma finalmente integro dal punto di vista fisico, sta risalendo, era partito male, ora il monitor ce lo dà in nona posizione, mentre Alessandro Cavandoli, dopo la buona prestazione di gara 1 con il quarto posto, unirà per il momento solamente un quattordicesimo posto, che va un po' stretto forse al campione in carica della MX1 Over 21. E intanto ennesima lente a strappo che si va a togliere. Notavo nell'altra gara che una volta c'era un grande utilizzo da parte dei piloti del roll off, ora si è un po', ha preso nuovamente campo la lente a strappo. Lente a strappo, soprattutto le cosiddette laminate, sono quei pacchetti di 7 lenti a strappo, sono molto più sottili, hanno praticamente lo spessore di una lente a strappo normale. Sono sette però. Quindi sono molto comode, offrono una visuale maggiore, si ha la possibilità di montarne anche fino di 50. Porca miseria, quindi è un bel passo in avanti dal punto di vista tecnico per le maschere. Vai Enzo, ancora a te. Siamo scesi in griglia di partenza, la MX2 è ancora calma e tranquilla, possiamo disturbare ancora Michele Cervellin, autore di una prima manche quasi perfetta. Sì, una prima manche, una buona partenza. Poi sono riuscito a stare dietro Ivo, ha commesso un errore e ne ho approfittato. E, diciamo, non sono ancora al 100%, quindi a metà manche ho avuto un po' un calo, però sono riuscito a portare in fondo la manche. Ringrazio il team, le Fiamme Oro, e il mio meccanico, il dottor Sambo, che mi ha rimesso in piedi giusto per la prima gara di Faenza. E adesso weekend per weekend miglioriamo. E stiamo entrando in forma e pian piano ritorniamo Michele quello che dell'anno scorso. Bene, grazie Michele. Allora, ormai il tempo ce lo mostra, la finestra in alto è scaduto, dovremmo, quando transiteranno sul traguardo inizieranno gli ultimi due giri, l'inquadrato Hirt, no, non mi sembra che sia alle spalle, forse è un doppiato, per un attimo No, c'è un netto vantaggio, quindi nessun problema. Matteo Zirt, 23 secondi di ritardo su Lupino, che dovrebbe essere transitato sul traguardo per iniziare gli ultimi due giri, così ce lo ha dato il monitor. Inizia ora l'ultima S prima del finish line, del jump finale, il numero 289 in seconda posizione, Matteo Zirt. Infatti due giri alla fine per i piloti della classe MX1, con il caldo che sicuramente avrà preso il sopravvento sul fisico di alcuni dei piloti in pista, quelli magari un po' acciaccati, un po' meno preparati. È il primo caldo di stagione, a Faenza era stata una giornata calda, ma sicuramente molto meno che qui a Montalbano Ionico, di conseguenza questo potrebbe iniziare a fare un po' la differenza. Certo, sicuramente tra
pista deteriorata e il caldo che comincia a farsi sentire, soprattutto nella supercampione, sarà dura. E solo i piloti più preparati e quelli con una maggiore tecnica riusciranno a fare la differenza. Sì, una differenza che conta tantissimo dal punto di vista del punteggio, con ormai la fase conclusiva che sta iniziando, un giro e mezzo alla conclusione. Lupino sta ora il rischio più grosso di Ale è quello di incontrare qualche doppiato che gli può magari non sbarrare la strada volutamente, ma gli può occupare la traiettoria migliore. Però abbiamo visto tra l'altro un grande lavoro, e questo c'è da dirlo, da parte dei commissari percorso. Sono tutti emozionati anche loro, perché è la prima gara importante che c'è qui in Basilicata, un campionato italiano, la massima espressione del campionato italiano motocross, finalmente in Basilicata su un bel tracciato come questo di Montalbano Iolico. È un grande weekend per tutti i lucani, ma anche proprio per il meridione, perché avere gare così importanti per noi non è da tutti usuale, i giorni e esatto. Di tutti gli anni. È la prima volta. Negli anni passati ci sono state gare di campionato italiano junior, di campionato mini-cross. Italiano minicross, ma un campionato italiano MX1, MX2 è tutt'altra cosa. Sicuramente. Intanto abbiamo visto una segnalazione bandiera gialla, probabilmente un pilota caduto sotto il salto d'arrivo. E dicevo questo grazie a Fabrizio Di Cosola, il proprietario del tracciato, che si è sbattuto, si è veramente fatto non in quattro, in otto, ha lavorato come non mai per adeguare il suo tracciato, quindi un grande impegno fisico, economico, per cercare di mettere nelle migliori condizioni i tanti piloti, c'è da dire, che sono arrivati. Anche noi avevamo previsto un'affluenza minore, invece segno che il motocross ha un bel momento. La distanza, visto che il baricentro del motocross è spostato più a nord, la distanza era importante, non tutti hanno la struttura per spostarsi, le risorse economiche, ma invece una buona risposta, perché abbiamo 79 piloti nella MX1 e 54 nella MX2, quindi direi un risultato positivo. La Federazione Motociclistica Italiana ha voluto dare fiducia a Montalbano Ionico, alla sua organizzazione, è stata ripagata da una presenza importante a livello numerico, qualitativo lo sappiamo perché i migliori ci sono tutti e non poteva che essere così. Qualcun altro addirittura se ne è aggiunto di pilota di gran livello, per cui direi che è un bellissimo fine settimana qui a Montalbano Ionico. Beh, sicuramente anche l'iniziativa della FX Action di abbinare l'italiano Super Mare Cross il venerdì con la gara del campionato italiano sabato e domenica ha dato i suoi frutti. E come ha dato i suoi frutti, invece la condotta di gara sta per percorrere l'ultima gara, si avvia per un'altra vittoria da aggiungere al suo conteggio di punti. 250 punti guadagnati per Alessandro Lupino, bottino pieno fino a questo momento per Alex, che in solitario transita sul traguardo. Attendiamo l'arrivo di Mateusz Hirt, ma ancora ne deve percorrere di strada il pilota sloveno. Comunque eccolo lì che va a curvare per guadagnare la seconda posizione, un buon margine per lui nei confronti di un comunque bravo Samuel Zeni, considerando che lo avevamo visto claudicante, zoppicante mentre tornava mestamente ai box della manche precedente, un terzo posto in cui probabilmente neanche lui sperava, era incerta addirittura la partecipazione di Samuel. Terzo posto che riesce però a portare a casa, e 170 punti importanti davanti al quarto posto di Gio Bertuccelli. Poi andiamo a vedere il monitor, mentre il replay dell'ultimo giro, il giro d'onore di Ale Lupino con la soggettiva, per vedere come lavorano le sospensioni, l'ammortizzatore, qual è la tecnica di guida giusta ad utilizzare. Con il quinto posto di Matil, sesto di De Bortoli, direi che Davide se l'è cavata bene, mentre chi masticherà amarissimo è Christian Beggi, perché aveva tanti altri punti da poter guadagnare, invece troppe cadute, troppo nervosismo, chissà, vabbè, doveva rimontare, ci sta, ha rischiato e ha pagato. Settimo posto per lui davanti a Cervellin, Sonego e Poggi, che ha sfruttato comunque l'ottima partenza andando a chiudere la top ten. Una bella gara ancora una volta, sì. I colpi di scena non sono mancati. Esatto, grande bella manche, dicevi bene per Beggi, peccato, stava facendo
una splendida manche, una splendida rimonta, però purtroppo questo è il motocross, le manche terminano solo dopo la bandiera a scacchi. Come avevo detto, ma non perché sono un iettatore o quant'altro, ma è che 20 anni e passa di frequentazione nel motocross ti fanno capire tutti gli aspetti e ricordarli naturalmente anche a chi magari di gare di cross ne ha viste di meno, ma comunque gare, competizioni con i motori, con i tracciati difficili, fino alla bandiera a scacchi, mai mettere al sicuro il risultato, bisogna essere sempre attenti, concentrati. Intanto la grafica ci mostra quello che ho detto io poco fa, arriviamo alla decima posizione di Luca Poggi e poi andiamo oltre per vedere Albertoni undicesimo, buon recupero di Alessandra Bertoni, e tra l'altro che ha dimostrato di poter girare nell'ultimo giro, ha ottenuto il suo miglior tempo, quindi direi che Alessandro, l'ex campione dell'Under 21 della 450, purtroppo sfortunato in gara 1, si è abbondantemente rifatto in gara 2 con l'undicesimo posto conquistato. E c'è Enzo, vai Enzo. Allora eccoci, sta raggiungendo Samuel Zeni, un terzo posto diceva Giancarlo Ricciotti in telecronaca diretta, quasi sperato dopo il botto della prima. Sì, la prima semana sono caduto, poi stavo lottando con Hirt e mi sono girato di nuovo il ginocchio, ho provato a partire, ho visto che i primi giri sì mi faceva un po' male ma poteva andare, poi si è scaldato e è andato tutto bene. Bene, allora congediamo Samuel che si riposa prima della premiazione, chiamiamo al volo Matthew Hirt che si sta rifocillando ma ci ha visto, quindi ci raggiunge velocemente, quindi una ottima seconda posizione questa manche, quindi due manche buone per te. Sì, due manche buone anche per il campionato, mi sono divertito parecchio, seconda manche era bello, spingevo dietro Lupino che aveva un po' di più. Ho fatto un errore, per fortuna avevo tanto spazio dietro e ho chiuso secondo. Bene, grazie a Matteo, ti ridò un attimo la linea, nel frattempo sì. Recupero Lupino. Bravo Enzo per recuperare Ale Lupino, mentre David Ciucci, ai, allora mi sa che c'è stato qualche problema e la moto che arriva spinta, vai con Ale Lupino, c'è Enzo. Bello. Sì, ci sei? Allora eccoci, siamo di nuovo sotto il podio, vincitore delle due manche, non ci sono stati gli errori di Faenza, una gara quasi perfetta. Sì, quasi, quel quasi che mi preoccupa un po' perché mi sto concentrando sulle partenze, sto provando alcune tattiche anche con Andrea Bartolini che mi segue da casa, ma su due manche non sono riuscito a boccarle neanche una, perciò proviamo per la terza, non c'è mai due senza tre, perciò... Il mio obiettivo è la partenza, perché il problema che ho al mondiale è partire indietro al mondiale, soffro tantissimo, soffro anche qua, perciò vediamo l'ultima manche cosa riesco a fare, però la pista è bella e mi sono allenato, perciò sono soddisfatto. Bene, anche Alessandro lo congediamo, lo mandiamo al podio e lo rivedremo sicuramente nella Supercampione. Sì, ma questa volta spero per lui che non ci sia non c'è due senza tre, perché sarebbe che mancare la partenza anche in questo caso, quindi speriamo che il classico detto non venga rispettato. Qui rivediamo gli highlights, mucchio gigantesco in partenza, groviglio come sempre di moto, Luca Poggi che qui ci aveva già provato, poi c'è riuscito ad andare a terra, peccato per lui, e rivediamo i momenti salienti con Samuel Zeni, bravo, ha detto il dolore c'era ma era sopportabile, da buon motocrossista ha stretti i denti per portare a casa punti pesanti in questa seconda manche, con Ale Lupino soddisfatto, meno delle sue partenze, per cui vediamo proprio il momento in cui Ale ha avuto la meglio su Samuel, e poi ecco l'attacco già effettuato ai danni di Davide De Bortoli che ha resistito poi anche ad altri attacchi, non a quello di Hirt, mentre Hirt appunto va in seconda posizione. Ecco il momento topico della giornata, per negativamente parlando, per Christian Beggi, qui aveva guadagnato la posizione, la scivolata è andato a terra, peccato per lui, peccato per Davide De Bortoli che comunque è riuscito poi a riprendere in mano la situazione e a chiudere in maniera più che dignitosa questa manche. Ma ci siamo, sentiamo già il rombo in sottofondo, giro di ricognizione, e invece c'è il podio per quel che riguarda i tre della classe MX1, al centro naturalmente la posizione di vincitore per
Ale Lupino, Samuel Zeni e Hirt a fargli da custodi, ma soprattutto le ragazze Gasoline che consegnano i trofei per questa seconda manche, e poi li lasceremo liberi perché saranno poi i protagonisti della Super Campione dopo la breve pausa che ci separa appunto dalla fine delle manche, per consentire anche ai piloti della MX2 di rifocillarsi e di essere poi belli freschi al via della Super Campione. Li congediamo per il momento, questa era solo una delle premiazioni di giornata, piloti della MX2 che stanno percorrendo il tracciato per vedere come è cambiato dalla gara di questa mattina, di cui abbiamo visto le highlights poco fa. Abbiamo detto di Cervellin, di Lapucci, di Furlotti e Monticelli. Ivo Monticelli che sperava di essere un po' più determinato, lo è stato, ma di essere un po' più davanti, perché era nelle sue capacità. Ieri miglior tempo assoluto per il pilota con il numero 728, quest'oggi lui nel mondiale ha il 128, ma giustamente questa è una partecipazione una tantum all'italiano e ha dovuto cambiare la prima cifra. E Ivo deve continuare a tenere la testa bassa, è venuto qua per allenarsi in vista di domenica prossima, Talavera de la Reina, Gran Premio di Spagna, sarà tra i protagonisti, ma oggi le ha prese da Michele Cervellin, che in Olanda non è stato bravissimo nella sabbia, Lapucci altrettanto, Furlotti altrettanto in Olanda nella gara del campionato europeo. E poi abbiamo appunto la quarta posizione di Ivo Monticelli, che ha chiuso davanti a Bonini, Tropepe, ne parliamo un po' perché è calabrese, qui confina con la Lucania, un ragazzino che si dà da fare, la famiglia Maida è la sua che lo sostiene in questa pratica del motocross, è dispendioso non solo dal punto di vista economico ma anche psicologico, lui ormai si è trasferito in Veneto, ma qui sente un po' l'aria di casa, è stato bravissimo, lo è stato anche ad Arco nel mondiale. Sì, grande, bravissimo Giuseppe, sta crescendo tantissimo, lui calabrese ma da un paio di stagioni ormai Veneto, di adozione. Sta facendo una grande crescita, sta crescendo molto bene, seguito dal team Massignani, esatto, con il supporto degli amici della Maida Offroad. Scusa Ivan, perché ci siamo, c'è Enzo nuovamente nella prepartenza, vai Enzo. Siamo di fronte alla griglia di partenza con Gian Domenico Baldi, il race director per questa occasione, anzi per questo campionato. Oggi un piccolo ritardo, però mi sembra che lo staff sta lavorando bene e tutto procede per il meglio. Veramente sì, stiamo andando veramente bene, c'è stato un ritardo non causato, purtroppo c'era da sistemare alcune situazioni che si erano create sulla pista, però sta andando tutto bene, i piloti stanno facendo veramente un grande spettacolo. Bene, grazie a Gian Domenico, a te Giancarlo. Sì, ha detto bene Gian Domenico, c'è stato qualche piccolo problemino, ma ci sta, è una pista nuova per questo impegno, ma stanno tutti lavorando a testa bassa per far sì che non ce ne siano altri, e sembra che stia andando bene, perché è un fondo da lavorare, il problema è stato appunto nel fresare nuovamente il terreno, irrigarlo. Se potete, cioè si vede dal video, non c'è un filo di polvere, questo penso che con la giornata calda, siamo sui 26-27 gradi fuori, penso che sia un gran risultato Ivan. Sì, nella nottata hanno innaffiato abbondantemente l'intero tracciato. E sì, vai Enzo ancora. No, non lo sentiamo purtroppo, non ti sentiamo, c'è qualche problema con il radiomicrofono, le distanze, le frequenze radio mentre stavi cercando di capire quali fossero le intenzioni di Ivo Monticelli prima di schierarsi. Lui avrà modo di scegliere la miglior posizione. Il leader del campionato Alessandro D'Angelo, una gara 1 con due cadute pesantissimi, perché anche per lui il discorso campionato diventa più complicato e impegnativo. Ha guadagnato pochissimi punti il pilota lombardo, con la 18ª posizione ha fatto un bel balzo, non indietro ma ha perso tanti punti. Buon per lui che Nick Kuvenberg, che
che lo insidiava. Non sia presente, vai Enzo, questa volta speriamo di sentirlo. Sì, mi sono spostato perché Ivo è dovuto entrare in griglia, comunque ci stava dicendo che era partito bene, stava cercando di amministrare un piccolo errore, una scivolata, poi ha perso il ritmo e non è riuscito più a recuperare la sua velocità e spera di far bene la seconda manche. Queste sono state le sue parole prima del via. Bene, ottimo riassunto da parte di Enzo, dicevo di D'Angelo, che guidava il campionato prima di questa prova, dovrebbe essere rimasto al comando perché Furlotti, che lo insidiava, ha guadagnato 170 punti, di conseguenza sì, ancora davanti Alessandro D'Angelo, la tabella rimane rossa, però c'è un Furlotti che si avvicina, c'è un Michele Cervellin che a Faenza non era nella sua giornata, ha avuto tanti problemi ed ora invece con i 250 punti guadagnati nella prima manche sicuramente si rimette in riga, si rimette in forma per essere nel prossimo, anche in questa manche e poi nelle prossime gare, uno da tenere d'occhio e uno di cui Alessandro D'Angelo deve sicuramente temere le mosse. Si schierano i piloti, vanno ad essere gli ultimi istanti quelli che trascorrono dietro al cancello di concentrazione, 878 Pezzuto, 877 per Grigoletto, che in gara 1 nella manche precedente era rimasto letteralmente incastrato con un'altra, la sua moto, con quella di un altro pilota, e ha perso veramente tanto tempo prima di riuscire a disincagliarla e poter ripartire, ma anche questo ci sta. Con il 314 c'è l'immagine per Nicolas Lumina, che era partito molto bene, il giovane pilota lombardo del 3MX Racing con la KTM, poi purtroppo anche lui corre in condizioni non perfette e ha perso posizioni fino a retrocedere il numero 314 in dodicesima posizione. Ma ora gli ultimi piloti che vanno a prendere posto al cancello, abbiamo visto negli ultimi anni una cura maniacale nel preparare il cancello di partenza, il canale dietro al cancello di partenza. Fondamentale per un ottimo start. La buona partenza parte dalla preparazione del cancelletto, senza di essa molto difficile poter partire in davanti, perché si è già a buon punto. Intanto siamo già con il cartello, il penultimo, quello dei 15 secondi, che ora verrà sostituito dall'ultimo segnale, 5 secondi al via, gara 2, classe MX2, campionato italiano motocross Montalbano Ionico, tutti allineati, giù il cancello, si parte per andare a vedere la prima curva, chi la spunta, l'all shot per... purtroppo non riconosciamo una maglia rossa, ora speriamo di vedere nella prossima inquadratura di capire, mi sembra che tutto sia pilato più o meno liscio. Il 60, Brian Toccacelli, il sammarinese, che è scattato ancora Lumina alle sue spalle, davanti a Ivo Monticelli in terza posizione, e poi D'Angelo che stavolta è lì a lottare subito con i primi, Ale D'Angelo numero 43 per la MRT KTM River Car, confronto, è stato superato, aveva passato Monticelli, lo ripassa subito il numero 728, e alle loro spalle c'è una Yamaha, se non vado errato potrebbe essere quella di Nicola Recchia, ma non ne sono certo, non riesco a vedere il numero di gara, se era il 16, sì, penso che sia stata quella di Nicola Recchia, la moto in terza posizione. Sono ragazzi che tu, molti di questi, conosci, ci hai corso quando facevi minicross. Sì, soprattutto tutti i piloti dell'MX1 come Zeni, Lupino, Cavandoli, esatto. Maddi, sono tutti ragazzi con i quali conosco benissimo, con i quali abbiamo iniziato a correre insieme. Tu poi, lo diciamo per chi non ti conosce, hai avuto un problema, sei stato costretto a smettere, ma torniamo, poi parleremo anche della tua purtroppo carriera interrotta, ma ora sei un ottimo tecnico, tra l'altro della Federazione Motociclistica Italiana, segui corsi per i più giovani, ma torniamo a seguire perché c'è una bella lotta. Ivo Monticelli all'interno, si beve per il momento Lumina, ma la risposta di Lumina, che va addirittura ad insidiare il numero 60 Brian Toccacelli, ma ce la fa Monticelli ancora, sta spingendo forte all'esterno, le traiettorie percorse in maniera differente da Brian per cercare di guadagnare il vertice, ma Brian Toccacelli per il momento non si scompone. Brian che non ha avuto una buona prima manche, un ottavo posto per il sammarinese del Martin Junior Team, che ora vanno
insieme a Divo Monticelli e gli altri a chiudere il primo giro, ma non riesce a trovare lo spunto giusto. Monticelli gli whippa davanti Brian, che rimane al comando con Lumina, D'Angelo, Recchia, Furlotti, Bonini dietro e Cervellin. Attenzione, perché cercavo proprio Cervellin sul monitor, lo vediamo in undicesima posizione. Brutta partenza per il poliziotto. Beh sì, purtroppo partenza nelle retrovie, ora sarà costretto a una dura rimonta su una pista comunque dura. E sì, ora andiamo a sentire chi è con Enzo Tempestini in pit lane. Nota di cronaca, perché Giuseppe Truppe purtroppo non è riuscito a riavviare la moto in tempo prima della caduta del cancello, quindi è per questo che è nelle ultime posizioni e dovrà recuperare per migliorare la sua sesta posizione nella prima manche. Orca miseria, grazie per la news. Mentre nello stesso momento Ivo Monticelli riesce a mettere la sua KTM del Marchetti Racing davanti alla Honda del Martin Junior Team di Brian, poi D'Angelo che guadagna la terza posizione. D'Angelo, abbiamo, eccolo qua inquadrato in terza posizione davanti a Nicolas Lumina, che sta cercando di tenere la quarta posizione o di rimanere in scia del gruppo di testa per non perdere troppi metri. Ma attenzione, perché Ivo Monticelli guadagna subito qualche metro e c'è Ale D'Angelo che invece cerca di avvicinarsi, mentre la Pucci, il monitor ce lo dà ottavo, dietro a Bonini e dietro a Furlotti, e quindi si sono rimescolate un po' le carte. È fondamentale la partenza, l'attacco, l'attacco, insieme volano, whippano alla stessa maniera, modalità specchio, ma all'esterno per il momento Ale D'Angelo riesce a togliersi di mezzo il numero 60, ma Brian cercherà probabilmente, quasi sicuramente, di ritornare sotto. Se ce la farà, se riuscirà a tenere il passo di Ale D'Angelo, che ha preso non il comando, ma è ora lui che insegue l'immediato inseguitore di Ivo Monticelli, che ha girato a 54, ben 2 secondi più veloce di Ale D'Angelo. E anche qui la regola: partecipo al mondiale, vado 2 secondi più forte, per il momento viene confermata. Esatto. Più si andrà avanti, più la differenza tra i piloti di calibro mondiale come Monticelli e Lupino farà la differenza. Però c'è da dire che comunque anche loro stanno facendo una gran bella gara, anche i ragazzi come D'Angelo, Toccacelli, certo. Stanno facendo una gran bella gara. Anche perché spesso, almeno quella di Monticelli, è una partecipazione uno tanto, ma Lupino invece disputa tutto l'italiano, per cui qui possono preoccuparsi un po' meno di chi li precede. E invece si preoccupa di mantenere il secondo posto D'Angelo, si preoccupa di continuare ad inseguire Brian Toccacelli. Non sono lontanissimi, quindi dietro c'è un bel confronto anche tra Lumina, che sta per essere attaccato dal numero 16, Furlotti, non c'è più Lumina, attenzione, Lumina per il momento non è più ha aperto 3 opposizioni, superato da Furlotti, da Davide Bonini e dal numero 16 Nicola Recchia. Sì, bel duello, bella bagarre subito dopo i primissimi, sarà da tenere sott'occhio. Ah, sicuramente saranno da tenere d'occhio questi piloti che si stanno scambiando le posizioni. Furlotti, Simone Furlotti, che ha la meglio con Bonini, la Husqvarna SDM Racing in lotta per le posizioni di rincalzo, e neanche tanto rincalzo, perché sono lì dietro a Brian Toccacelli un bel gruppo di 3-4 piloti che si sta giocando il terzo posto. Sì, sì, vedevo forse prima una scivolata forse di Lapucci. È da vedere perché è transitato il giro precedente in 8ª posizione. Ora vedremo se sul monitor scivolerà indietro, mentre davanti girano tutti con gli stessi tempi. Monticelli continua sul passo dei 54, 57 basso per D'Angelo, tutti gli altri Toccacelli 58-56, infatti Lumina invece attardato, esatto, eccolo qua la Pucci che inesorabilmente sul nostro monitor retrocede di posizioni su posizioni. Andiamo a vedere con l'altro monitor, che è transitato in 22ª posizione. Grande lavoro di MGM Timing, che ci dà su monitor di servizio qua le prime 20 posizioni, poi il live timing con tutto il resto delle posizioni, che ci agevola e non poco
e questa volta purtroppo per la Pucci ci è toccato guardarlo, perché per controllare dove fosse finito, come abbiamo detto, è finito in 22esima posizione, lui che era stato secondo nella gara precedente. Ma torniamo a vedere come se la cava Simone Furlotti, che entra dentro deciso e toglie la terza posizione al sammarinese Brian Toccacelli. Il pilota emiliano del numero 95 con la KTM Silver Action, ed ora c'è Brian Toccacelli che deve resistere anche all'attacco di Davide Bonini, Husqvarna numero 999 per il pilota di Varese SDM Racing. Guida bella quella di Bonini, gomiti larghi e cattivi ma non aggressivi nel suo stile di guida, veloce, mentre più spettacolare quella di Brian Toccacelli che su ogni salto la cerca di spiattellarla il più possibile, si sgrebba, si tiene bassa la moto, una nuova tecnica che viene utilizzata in questi ultimi anni. E lui è sicuramente dei migliori per quanto riguarda screb e whip, ce ne sono pochi. Esatto, ma ora però molto più pulito, molto più lineare Bonini, no? Guida molto più soft. Esatto, diciamo. Soft, meno aggressiva, ma altrettanto sicuramente altrettanto resistente. Attenzione, altrettanto redditizia, attenzione perché dietro c'è una maglia delle Fiamme Oro ed è quella di Michele Cervellin, che è già arrivato in sesta posizione, subito immediatamente alle spalle di Brian Toccacelli in questo momento, visto che è stato superato Brian da Bonini, e c'è il 747 che sta attaccando, sta recuperando. Andiamo a vedere i tempi sul giro. Ha girato a 56, ancora non riesce a trovare spazio, ancora un giro a 54 per Monticelli e Lumina che, attenzione, sta per essere attaccato dal numero 154, poi vedremo se sarà inquadrato Jacopo Schito, un ragazzino pugliese, anche per lui finalmente una trasferta più breve delle altre. Ma torniamo a seguire il confronto con Brian, con Furlotti e Bonini. Vai Enzo. Eccoci di nuovo in pit lane, Daniele Marchese, Davide che sta facendo un'ottima seconda manche, tutto l'attacco forse si è sbloccato. Sì, diciamo che purtroppo le partenze ultimamente non ci stanno venendo troppo bene con Davide, ma lui è molto forte, determinato, questa è uscita un po' meglio e sicuramente lotterà per almeno per la terza posizione, confido qualcosa in più, ma almeno per la terza posizione sono sicuro che Davide riuscirà a combattere e cercare di portare a casa il primo podio della stagione, perché ci manca veramente. Bene, grazie Daniele, a te Riccio. Sì, allora gli intenti dell'SDM Racing da parte del dottor Marchese, il proprietario del team, che spera in un podio da parte del suo pilota, ma dovrà vedersela Davide dall'attacco di un determinatissimo Michele Cervellin, che ha la stessa opinione di chi lo sta precedendo. Sarà un bel confronto tra i due giovani del motocross italiano. Davide Bonini va a chiudere la traiettoria, non lascia spazio all'attacco, ma c'è un Simone Furlotti che sta reagendo bene e giro record nel frattempo, lo segnaliamo perché lo vediamo ben evidenziato in rosso nel monitor per Ivo Monticelli, che ha trovato continuità, e l'attacco intanto esterno, niente, non va per il 747 Michele Cervellin, che ora sta seguendo le mosse del suo avversario per vedere dove potrà mettergli le ruote davanti. Enzo, vai. Eccoci subito con Roberto Bianchini, FX Action, lo vediamo sempre correre a destra e a sinistra in pit lane, tutto procede per il meglio. Sì, sto seguendo un po' tutte le fasi della gara, sta procedendo tutto al meglio, la gara è molto tirata, molto spettacolare, i piloti vogliono andare tutti forte e tenerli a bada tutti, anche nelle zone più nascoste del circuito. Comunque si sta procedendo molto bene, io penso che si arriverà a fine gara tutti contenti. Benissimo, a te di nuovo Riccio. Sì, perché proprio in questo momento c'è stato l'attacco risolutivo e imponente da parte di Michele, che se n'è andato di cattiveria, sportivamente parlando positiva, è riuscito in pochi metri a dare 10 metri a Bonini e va subito all'attacco di Simone Furlotti. Simone Furlotti che è lì davanti, sente il rumore della onda di Michele alle sue spalle, ma sicuramente il pilota mantovano, non modenese, scusate, non si farà da parte facilmente, vuol completare una buona gara il numero 95 Simone Furlotti, vedremo se ci riuscirà, perché anche in gara 1 con il terzo posto conquistato ha portato a casa tanti punti importanti,
e vorrà mantenere la terza posizione e ora va a cercare le segnalazioni del suo, di suo padre, che gli fa da meccanico quando non è impegnato nel campionato europeo, dove è seguito invece dal Silver Action Team. Ed ora vedremo dove tenterà l'attacco Michele Cervellin, ma Bonini sembra aver accusato il colpo, assorbito il colpo, visto che è tornato sotto. E i due si stanno avvicinando ad Angelo, e attenzione, passa all'interno Michele, passa e conquista la terza posizione. Già davanti c'è, eccolo lì con il completo Fluo, la numero 43 di Alessandro D'Angelo, in campo largo, lo abbiamo visto, e Alessandro dovrà ora velocizzare la sua azione, perché Michele sta arrivando Bonini, che è già pronto per andare ad attaccare, e lo fa nella curva che abbiamo appena visto, inquadrato di sfuggita. L'attacco sembra essere riuscito da parte di Davide Bonini. Bella questa fase di gara, combattutissima, Ivan. Grandissima dimostrazione del più piccolo dei fratelli Cervellin. Doppio passaggio, e ora all'attacco di... attaccato e superato anche Furlotti, Furlotti che accusa il colpo, e viene passato anche da Bonini. Esatto, attenzione, arriva anche Nicola Recchia, Yamaha OTR Racing, per il pilota già ex campione europeo in minicross, ex campione italiano, e qualche problema in queste ultime stagioni. Quest'anno, con il supporto e l'apporto positivo della squadra padovana, sta ritrovando la velocità che è sempre stata nelle braccia e nella testa di Nicola Recchia. Quindi Nicola nel minicross era un grande talento. Sì, poi ha avuto talento, qualche stagione purtroppo sfortunata. Qualche infortunio di troppo lo ha bloccato, però sembra quasi che si stia riprendendo. E noi glielo auguriamo, e ce lo auguriamo per il motocross italiano. Intanto ecco proprio Nicola Recchia che sta per attaccare il 95 Simone Furlotti. Là davanti c'è Cervellin in terza posizione, andiamo a vedere il gap, è ridottissimo, era per Alessandro D'Angelo, perché a meno di un secondo, e li abbiamo intravisti là davanti, meno di un secondo il ritardo di Cervellin nei confronti di Ale D'Angelo. Nicola Recchia è attaccato anche lui e va all'interno, bellissima questa fase con Nicola Recchia che sfila all'interno di Simone Furlotti. Guardate qui, 1, 2, 3, 4, 5 piloti racchiusi in 20 metri per guadagnare una seconda posizione, attualmente nelle mani della numero 43, leader del campionato, ma non leader di gara. Leader di gara è davanti a 13 secondi di vantaggio, si chiama Ivo Monticelli, ha una KTM numero 728, e invece dietro la battaglia che continua, perché ci sono punti da portare a casa. Si difende Ale D'Angelo, che era arrabbiatissimo, l'ho visto nella pausa del due manche, ho visto i suoi team manager, lui era veramente arrabbiato, dice: non è possibile, sono caduto due volte come un pollo, mi dovrò rifare. E si sta rifacendo, però il suo cammino ora viene minato dall'attacco di Cervellin, che è pronto, vedremo dove tenterà la sortita, quando riuscirà a trovare la traiettoria giusta, che per il momento ancora non c'è. Chiude bene tutte le porte, è lui davanti, il numero 43 D'Angelo, è lui che sceglie quelle che ritiene le traiettorie più veloci, costringendo o ad essere inseguito o a seguire Cervellino, oppure a cambiare traiettoria. Il Veneto 747, ora vedete, tenta una sortita all'esterna per poi tagliare la curva in accelerazione. Niente, naturalmente le traiettorie migliori sono quelle che percorre Ale D'Angelo. Sta per chiudersi un altro giro, nuovo tentativo esterno, questa volta non riesce a chiudere la curva, si affondano nei canali per poi riemergere e dare il gas a palate per cercare di sopravanzare l'avversario. E di questa lotta 2 se ne avvantaggia il numero 999, che si avvicina, attenzione, potrebbe anche lui tentare il doppio attacco addirittura, e si porta dietro anche Nicola Recchia. Grande fase di gara, Ivan, veramente una bellissima gara quella che si stanno mostrando i ragazzi. Spettacolo, avevamo detto poco prima, un duello 4-5 piloti l'uno con l'altro, vicinissimo all'altro, esatto, bellissimo. E vai Enzo, l'attacco, scusa Enzo, ma c'è l'attacco risolutivo da parte di Michele, e dice: vai, andiamo tutti a chiamata raccolta, seguitemi che andiamo a prendere pure Monticelli.
Vai Enzo. Eccoci con Lucio Lusetti, il team manager di Ale D'Angelo, che comunque in prima manche ha combinato un po' di pasticci. Sì, la prima manche dopo una partenza non perfetta è caduto due volte durante la manche, è riuscito a finire soltanto 18° con una rimonta discreta. Adesso è in bagarre con Cervellin, con Michele Cervellin, un pilota, un avversario molto duro. Speriamo che Ale riesca a difendere la posizione, che attualmente è secondo, e che almeno questa manche ci porti qualche punto per difendere la tabella rossa, perché siamo ancora leader in campionato. Bene, grazie a te Riccio. E allora diglielo che purtroppo per lui Ale adesso è terzo, e è stata forte la scena, la chiamata di Ale Cervellini, che ha alzato il braccio, ha fatto il cenno proprio: amici, seguitemi, perché evidentemente come nel ciclismo si vuole far gruppo per inseguire Ivo Monticelli, ma Ivo Monticelli fino a questo momento è sempre stato il più veloce in maniera assoluta. Anche a questo giro ha girato a 55, mentre gli altri sono tutti sopra il 56-57, di conseguenza non sarà facile riuscire a recuperare. Ed ora il gap che passa a 17 secondi, quando siamo a 7 minuti, poco meno, più due giri dalla conclusione. Cervellin transita per la prima volta in questa gara 2 in seconda posizione, e alle sue spalle c'è Ale D'Angelo, mentre problemi, colpo di scena, forse, attenzione, perché gesto di stizza per Bonini, mi sembra che sì, ha avuto un gesto di stizza sul salto, è stato superato da Nicola Recchia, e Nicola Recchia stesso che è andato a prendere subito e velocissimamente il numero 43, Alessandro D'Angelo. O un errore, un qualcosa è successo, perché c'è stato un gesto di stizza da parte di Davide Bonini. Ora ancora una lenta strappo tolta, pensavo che si fosse tolta la maschera, invece no, l'ho visto togliere una lenta strappo, quindi evidentemente era il gesto per rimproverarsi un errore. Il numero 999, che ora dovrà recuperare, ha perso qualche metro, non tantissimi, da chi lo precede. Furlotti ormai sembra non averne più, infatti gira abbastanza alto, gira a 59, di conseguenza ormai per il numero 95 non ci sono troppe possibilità di recuperare, mentre Nicola Recchia va all'attacco. Ieri al termine delle prove mi ha detto: hai visto, quando sono a posto vado forte, e me lo dimostra ora, andando a superare all'esterno con un gran sorpasso il numero 43 Alessandro D'Angelo. Quindi complimenti a Nicola Recchia, che conferma quanto mi aveva detto ieri: è a posto fisicamente e può dimostrare tutto il suo valore. Anche lui aveva qualche piccolo acciacco, ma è vero, va forte, e oggi sta andando particolarmente bene. Letteralmente un fulmine che gli è sfilato a fianco. D'Angelo, quello che ha visto D'Angelo, sì, bellissimo, sì. Sorpasso all'esterno, in molto molto veloce, molto reattivo sui salti, sta guidando davvero alla grande Nicola. Bravo Nicola, ci fa piacere, veramente piacere rivederlo là davanti. Lui ha vinto un campionato europeo della 65 tantissimi anni fa, un campionato italiano 3 o 4 anni fa. Poi infortuni, team che non lo hanno assistito al meglio, oppure in cui non si trovava bene. Quest'anno un piccolo team, una gestione poco più che familiare, evidentemente gli danno la tranquillità per potersi esprimere bene. Il fisico risponde altrettanto bene e si sta confermando ora con questo terzo posto. È un po' lontano da Michele Cervellin, ma direi che sicuramente per il momento può essere soddisfatto di quello che sta facendo, se lo unisce al 7° posto di gara 1. Però ancora la gara non è finita, assolutamente, c'è alle sue spalle intanto Bonini, mi sembra, sì, attenzione, perché Bonini si è liberato di D'Angelo. D'Angelo ha girato a 2 minuti, quindi un errore per Ale D'Angelo. E ora attenzione, perché Furlotti, addirittura Simone Furlotti, che avevo dato come uno di quelli che ormai non aveva più niente da chiedere, sta chiedendo e sta bussando all'esterno per andare a superare il numero 43, che sta resistendo. Quindi non è finita la giornata storta per Ale D'Angelo, due cadute in gara 1 e ora qualche problemino per continuare a tenere questa quinta posizione. Sicuramente ha migliorato rispetto a gara 1, ma non sarà soddisfatto. Lusetti, il suo team manager, voleva di più, non glielo sta dando Ale D'Angelo, che
ha sempre avuto nella sua carriera questi alti e bassi. Su alcune piste è concentrato, determinato, veloce, inavvicinabile, in altre invece si lascia un po' prendere, ma questo fa parte del carattere dei vari piloti, ci sta. Dopo un ottimo avvio, sempre accusare alla distanza. Sì, forse anche per lui vale il discorso primo vero caldo tosto pista della stagione. Pista particolare, pista segnata. Temperature alte, molto probabile stia accusando la distanza. Sì, stia accusando anche i tempi, infatti 2.02 addirittura. Grossi errori. Sì, è proprio rallentato ed ora niente, c'è l'attacco deciso e senza troppi problemi. Simone Furlotti va a recuperare la quinta posizione su un stranamente non combattivo, non reattivo Alessandro D'Angelo, in piedi sulle wave, non ne ha più probabilmente, si sono indurite le braccia, l'arm pump come lo chiamano i piloti, potrebbe esserci, ma potrebbe essere anche questa temperatura che fa la differenza in negativo per il numero 43 Alessandro D'Angelo. Guarda alto, ma davanti a lui sono lontani i piloti che lo precedono. Michele Cervellin è lontano 16 secondi, Ivo Monticelli ha alzato il ritmo, ha girato a 58, ma è probabile che sulla sua strada abbia trovato qualche pilota da doppiare che lo ha fatto rallentare, ma il gap rimane sicuramente importante, il vantaggio per Ivo Monticelli 16 secondi e mezzo nei confronti di Michele Cervellin, da gestire, un minuto e mezzo più due giri, penso che a questo punto può perdere la gara solo lui. Sì, dopo una prima manche un po' sorniona, Ivo si è fatto ampiamente in questa seconda manche, partenza in testa, giro migliore, due secondi quasi di differenza con il secondo, con Michele Cervellin, dimostrazione netta di superiorità. Di superiorità che è continuata dopo aver inanellato giri su giri veloci, e ne fa un altro, torna nel suo range il numero 728, ha girato a 55,7. Ha ripreso un buonissimo ritmo e con il tempo ormai che sta per scadere, mancano a questo punto tre giri alla conclusione, con l'inquadratura ora per il numero 818 che ha una tabella rossa sulla sua moto, che va a percorrere questa... Allora stiamo cercando di capire, 618 è Terraneo, Stefano Terraneo, scusami Stefano, ti conosco anche bene, è lui, sapevo tra l'altro che fosse lui, ma ogni tanto anche a noi si incastra la vena. Stefano Terraneo, leader della classifica della classe MX2 per quel che riguarda gli over 21, compagno di squadra tra l'altro di Alessandro D'Angelo. Però è un po' attardato il numero 618 e si guarda dietro, andiamo a vedere in che posizione sta navigando quello che si era presentato qui con la tabella rossa di leader, in 22esima posizione addirittura, quindi non un ottimo weekend per il numero 618, come detto leader della classifica della over 21, perché questo campionato ha tre campionati e poi ne spiegheremo dopo. Vai Enzo. Siamo con Papà Lapucci, una grande prima mancia di Nicolas, ma una mezza delusione ora. La partita quinto o sesto è caduto, è peccato, è recuperato fino al nono, però purtroppo è andata così, dai. Dai, speriamo bene per l'arrivo verso il podio, dai. Va bene, dai, bocca al lupo, grazie. Grazie a te, Riccio. Sì, per Lapucci che comunque è stato bravo perché è riuscito e sta continuando a risalire in decima posizione, l'avevamo lasciato 22esimo, direi che il papà era non troppo contento, io invece sinceramente ci avrei, visto come si erano messe le cose, messo la firma, no, ma in pochi giri ha recuperato dalla 22esima alla decima posizione Nicolas Lapucci, quindi gran carattere di Nicolas dopo una splendida prima manche di sostanziosa. Bella bene, rimonta nella sì, seconda, sì. Ottavo, scivola, 22esimo, grande rimonta di nuovo, dimostrazione di carattere. Bravo, peccato che ancora questo carattere non riesca a metterlo in evidenza nel campionato europeo. Gli auguriamo di farcela nei prossimi appuntamenti perché se lo merita. È tra l'altro uno dei più giovani in pista e questo non è poco. Mentre inquadrata la KTM
2.50 di Ivo Monticelli, 728 per il pilota, per quest'oggi il suo numero storico è 128, con i colori del Marchetti Racing. Sta cercando di continuare a tenere il ritmo elevato e lo fa, perché anche nell'ultimo passaggio ha girato a 56.4, mentre va ad affrontare altri doppiaggi che però non sembrano essere un gran problema per lui. Mentre andiamo a vedere, sì, non è cambiato niente alle spalle di Monticelli, sempre Cervellin, Recchia, Bonini, Furlotti e Toccacelli, quindi Cam non rimane che seguire questi ultimi passaggi. Ivo Monticelli si avvicina al finish line e dovrebbe essere il cartello dell'ultimo giro quello che vedrà. Infatti ecco un giro alla conclusione per il leader della gara, gli è stato mostrato il cartello dal direttore di gara Alessio Leonato, con il numero uno ben impresso, per far vedere a Ivo che sta percorrendo l'ultimo passaggio. Alle sue spalle il gap di Michele Cervellin è salito a 21 secondi, ma d'altronde Michele non aveva alcun interesse a forzare più di tanto, visto che Ivo non è in lotta campionato. Lui comunque ha il secondo miglior punteggio della giornata, direi che non è male, non è male, può essere soddisfatto visto come era iniziato per il campionato a Faenza. Secondo miglior punteggio di giornata, che comunque equivale al primo se si pensa ai piloti che partecipano, sì, all'intero campionato italiano, per esatto. Cui va e bene tanto anche vediamo così. Inquadrato mentre viene doppiato purtroppo Troppepe, che è riuscito a ripartire, ma purtroppo per lui è oltre la ventesima posizione, doppiato in 26esima posizione. È peccato perché aveva fatto una buona prima manche, ma nel motocross la prima curva spesso coincide con un mucchio e lui questa volta ci è rimasto dentro, tra l'altro con la sfortuna di non riuscire ad avviare velocemente la sua moto. Ivo Monticelli ormai solitario, dovrà affrontare insieme ai migliori 20 della MX1, ai migliori 19, altri 19 della MX2, poi la manche del trofeo supercampione, per essere così a punteggio pieno alla fine di questa giornata, al punteggio totale che decreterà il vincitore di questo secondo round del campionato italiano motocross. E ormai le ultime curve, anzi ora affronta l'ultima curva dopo essere passato davanti alla pit lane, ed è pronta la bandiera a scacchi che va a chiudere questa seconda manche. La vittoria indisturbato dall'inizio alla fine, non ce n'è per nessuno. Ivo Monticelli questa volta riscatta abbondantemente il quarto posto di gara 1, si va a prendere una buona soddisfazione. È arrivato qui, è partito in fretta e furia venerdì pomeriggio con il furgone, è arrivato qua per allenarsi e direi che l'allenamento è stato proficuo. Arriva 24 secondi dopo il 747 Michele Cervellin, mentre attenzione perché Bonini ha avuto la meglio nei confronti di Nicola Recchia, che tra l'altro ancora non arriva sul traguardo, gli era arrivato vicino Bonini anche a Michele Cervellin. Non erano inquadrati ma hanno continuato a forzare. Arriva Recchia quarto, arriva Furlotti quinto, davanti a Brian Toccacelli che chiude nuovamente con un gesto misto tra rabbia e soddisfazione l'ultimo salto, mentre Ale D'Angelo, ai ai ai, è bollito, scusatemi il termine, non è un insulto ma è proprio evidentemente quello che è nel fisico di Ale, non è resistito ed è retrocesso addirittura fino all'ottava posizione, davanti a Lumina e davanti ad un bravissimo Nicolas Lapucci. Bella gara, i giovanissimi, visto che qui sono tutti giovani, i giovanissimi che avanzano. Sì, nell'MX2 stanno facendo avanti una bella schiera di giovanissimi, poi con i quali speriamo veramente di riuscire a raggiungere questi risultati anche in campo europeo. Internazionale, sì, che ci mancano i sostituti di Antonio Cairoli, di David Philippers, dello stesso Lupino, di Monticelli che è ancora un under 23, ma visto che è tanti anni che gareggia
Sembra più grande della sua età, ma ha 23 anni, anzi ancora li deve compiere, 22 anni Ivo Monticelli, per cui bene l'arrivo di Nicolas Lapucci, speriamo che continui a crescere mentre i piloti sfilano. Come detto, il programma di gare ora vedrà le gare del gruppo B che non saranno seguite dalla diretta, ma noi torneremo poi dopo il live show nel parco dove sentiremo alcuni dei primatori di questa giornata. Torneremo per la diretta conclusiva mentre c'è Michele Cervellin che ci viene mostrato dalla regia di Luca Noce nei momenti salienti con le immagini a rallenti sempre spettacolari. Michele Cervellin, un stile di guida particolare, il suo grintosissimo busto eretto seduto in maniera particolare ma evidentemente molto redditizia. Quando salta sposta tutto il corpo in avanti per bilanciare poi successivamente la sua moto. Il pilota, anche lui quest'anno è entrato nel gruppo sportivo delle Fiamme Oro, direi che questo dà più tranquillità ai piloti che riescono a raggiungere questo obiettivo. Beh, sicuramente, sono seguiti sicuramente da uno staff molto professionale e poi comunque hanno una sicurezza economica, esatto. Il che non guasta, visto che purtroppo spesso il motocross non ripaga con moneta gli sforzi, l'impegno che vengono messi in campo. Quindi riuscire ad entrare a far parte di un gruppo sportivo sicuramente dà quella tranquillità mentale per potersi allenare bene, per affrontare con il giusto feeling le gare, per cui direi buono che anche Michele sia entrato a far parte sia nel gruppo sportivo delle Fiamme Oro, un gruppo sportivo storico, l'unico tra l'altro dei corpi militari, anzi paramilitari in questo caso visto che la polizia lo è, che ha il suo impegno anche nel motocross. E ci siamo con le interviste per i primi tre, vai Enzo. Siamo con Ivo Monticelli, primo al traguardo, un buon vantaggio, ci ha raggiunto per primo, quindi sconvolgiamo l'ordine delle interviste, una seconda mancia migliore. Sì, la prima manche sono partito bene, che ho lavorato molto nelle partenze, infatti sono partito tutte e due bene. Però la prima ho avuto un problema più che altro mentale e niente, sono scivolato, non riuscivo a guidare bene per via delle traiettorie, non trovavo il giusto feeling con la pista. Mentre la seconda manche, ottima partenza e sono riuscito a passare subito i primi due e sono andato via con il mio passo, tranquillo. È un ottimo allenamento, devo dire. Ma un allenamento che può proseguire, sicuramente proseguirà con la Supercampione. Qui la 2,5 non dovrebbe essere tanto penalizzata rispetto alla 4,5. Cosa pensi di poter fare? Ma sicuramente siamo più penalizzati in partenza, che qui è piuttosto fondamentale visto che è un po' stretta la pista e ci sono molte traiettorie, si passa lo stesso. Però sì, possiamo fare del bene anche lì, sono sicuro. Bene, grazie Ivo. E allora sì, l'abbiamo visto, tra l'altro neanche tanto stanco il nostro Ivo Monticelli dopo questa cavalcata, per lui che nel mondiale affronta gare da 30 minuti più due giri, scusa, qui qualche minuto in meno sicuramente positivo per lui. Nuovamente con Enzo in pit lane. Diamo il tempo a Michele Cervellin di dissetarsi, un bel caldo comunque, anche un'ottima seconda manche dopo la vittoria della prima, un secondo posto. Sì, un'ottima seconda manche. Una partenza non ottima, meglio la prima, però sono riuscito a rimontare. Mi sentivo meglio addirittura della prima, come ogni turno meglio, mi sento meglio con la moto, col feeling. E ringrazio il team Martin che ha preparato una moto fantastica e anche Dunlop e il gruppo sportivo delle Fiamme Oro che sono entrato quest'anno, mi segue Massimo Contini che mi dà ottimi consigli prima della partenza, molti utili durante la gara. E poi anche vorrei ringraziare il dottor Sambo che mi ha messo in piedi giusto per la gara di Faenza e adesso pian piano stiamo prendendo ritmo e i risultati si vedono. Bene, grazie Michele. E allora lo ringrazia, evidentemente il dottore ha fatto un miracolo perché è due volte che lo ringrazia, ma ci sta perché anche lui si era presentato a Faenza in condizioni fisiche precarie ed ora direi che questo problema è stato messo da parte. Vai Enzo. Siamo con Davide Bonini, il team manager Michele Marchesi diceva speriamo nel podio, che ce lo vuole. Sì dai, ci voleva, dopo la prima gara che non era andata molto bene, questa è andata molto meglio, peccato per la prima mancia partenza, seconda un po' meglio, mi ha recuperato bene, terzo va bene, piano piano miglioriamo gara dopo gara,
speriamo che vada bene il campionato. Ma ti faccio la stessa domanda che ho fatta Ivo Monticelli, con la 2,5 qui è possibile fare una bella gara anche nella Supercampione? Ah, sicuramente in tanti punti si è avvantaggiato, perché essendo più maneggevoli è molto più facile in qualche curva, in qualche canale, però sono delle salite un po' che adesso iniziano a essere bucate, la partenza comunque non è proprio ottimale, quindi sicuramente partiranno avanti con i 4,50, poi vedremo durante la manche. Bene, andiamo, grazie Davide, li aspettiamo fra un attimo al podio. E allora pronti anche noi a vederli sul podio dopo gli highlights di questa gara, la penultima di giornata per i migliori. Nel frattempo si disputeranno le gare per chi non è riuscito ad entrare nel gruppo dei migliori, ma anche loro guadagneranno punti. E poi i primi scontri con Ivo Monticelli, che ha tentato subito un primo attacco respinto da Brian, ma poi la legge del pilota marchigiano viene confermata con il sorpasso e la prima posizione. Questa è la fase centrale di gara, dove abbiamo assistito a tanti scambi di posizione, a tante entrate decise per guadagnare una posizione, per guadagnare punti, e con, eccolo qua, il 999 Davide Bonini, che poi aveva perso, ma dimostra un grande carattere il pilota di Varese, ce lo ha dimostrato anche nell'intervista di voler a tutti i costi il podio, e c'è riuscito. E poi il monitor dei tempi, che ci ha detto che proprio nelle fasi finali era arrivato vicinissimo al pilota ora inquadrato, Michele Cervellin, che con questo secondo posto e con la vittoria in gara 1 ha ottenuto il miglior punteggio di giornata. E qui il gesto che ci ha fatto sorridere, andiamo ragazzi tutti ad inseguire Ivo Monticelli, però un gesto che non ha trascinato il resto della compagnia, sono rimasti lontani, non hanno avuto modo di tenere il ritmo di un grande Michele, mentre purtroppo qui l'ennesima posizione persa da parte di Alessandro D'Angelo, che ha pagato carissima questa giornata calda qui in Basilicata. La vittoria intanto whippata da parte di Ivo Monticelli, ed ora il podio che va a certificare il risultato di questa giornata di gara. È indeciso sulla posizione da prendere Michele, ed ecco Ivo, che invece sa benissimo che il posto centrale è quello che viene dato al vincitore, quello che si guadagna il vincitore con le coppe che vanno ad arricchire la già ricchissima, sicuramente ricchissima collezione dei piloti. Un sorridente, bravo Davide Bonini, bravo Michele Cervellin, e sportivo Ivo che applaude i suoi avversari. E ci siamo per ora salutare questi tre ragazzi, noi abbiamo il primo stacco pubblicitario, ci sentiamo tra qualche minuto.